Ciao a tutte, nuovo video di outfit poco impegnativo perché è martedì sera e sto andando a mangiare una cosa con un'amica e quindi è un outfit comodissimo e praticissimo, però ci tenevo a fare il video perché sono cosine nuove che ho acquistato, soprattutto è iper comodo e quindi eccomi qui. Preciso questa cosa che è super semplice perché spesso quando faccio video di outfit semplici, alcune ragazze mi dicono: "Ah, figura, mettere un jeans sotto una maglietta, che fantasia!" E io quando faccio video di outfit, già l'avevo spiegato svariate volte, però magari ci sono persone nuove che quindi non hanno visto magari video più vecchi e quindi lo ripeto ogni tanto. E i miei video di outfit, allora io non mi sono mai imposta come guru dell'abbigliamento, insomma, o non so, insegnante di moda o che ne so io, anzi. Tutt'altro, e quindi nei miei video di outfit mi piace, io vesto già di mio abbastanza pratica e comoda, e quindi faccio video di outfit sia per far vedere magari le cose nuove che ho comprato, perché principalmente non è che indosso capi di abbigliamento stracostosi di marche pazzesche, ecco, principalmente indosso H&M, tutte quante queste marche qui, insomma, un pochino accessibili in tutta Italia e un po' per tutte le tasche. E magari c'è quel capo che preso singolarmente la singola persona, insomma, può interessare. Sì, appunto, perché è una cosa che mi diverte molto. Spesso alcune di voi mi danno anche dei consigli e quindi eccomi qui che continuo a fare i miei video di outfit perché è una cosa che mi piace tanto, ad alcune ragazze piace molto e quindi noi continuiamo. I miei titoli, peraltro, non sono mai fuorvianti e quindi chi apre un mio video sa cosa troverà poi all'interno e quindi a quel punto non vi lamentate. Comunque, cominciamo. Viso, luce che mi acceca. Ecco, forse così va meglio. Ho fatto il mio solito trucco del periodo, quello lì con la linea di eyeliner blu elettrico della Pupa Vamp. Matita verde all'interno dell'occhio e rossetto Haim, il numero 204 di Pupa. Lo adoro, lo sto veramente adorando e mi piace tanto insieme a questo colore di eyeliner, lo trovo fantastico proprio. Ma passiamo quindi alla versione integrale. L'altro giorno per 19,95 euro ho preso questo maxi maglione e dico maxi perché l'ho preso anche due tagli in più, nel senso che è una L. E infatti per le maniche devo fare il risvoltino per farle arrivare giuste, perché altrimenti mi arrivano. Tanto questo mi piace portarlo così. Michela, ti prego, finisci una frase prima di cominciarne un'altra. Sto facendo rimbambire oggi. Allora, dicevo che la manica ho dovuto fare qui il rotolino perché altrimenti mi finisce lunghissima. Però a me comunque piace arrotolarlo e poi tirarlo su così. Quindi, come vedete, è proprio un maxi maglioncino beige. Semplice, 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 che quindi arriva bello lungo e sui leggings copre tutto ciò che c'è da coprire, perché io quando metto i leggings mi sembra, mi sento quasi come se fossi nuda, non lo so perché, quindi mi piace avere qualcosa di un po' più coprente. Poi ora non è che stia, certo, non sto malissimo, però non sto in una forma splendida da tenere, insomma, questa parte qui sollevata e quindi va bene così, ma non lo saprà mai nessuno il motivo. Come dicevo, sotto un leggings semplice semplice grigio, questo qui l'ho preso a 9,95 euro da The Zenith, un semplice leggings grigio. E sotto ancora le Converse. Questo qui mi sa un po' di abbigliamento anni 90, manca soltanto il capello vaporoso, praticamente mi sa di abbigliamento anni 90. Io ricordo quando mia madre mi veniva a prendere alle elementari, c'erano un po' tutte le mamme vestite un po' così con i leggings e questi super maglioni sopra con i capelli voluminosi. Devo ancora toglierci l'etichetta perché è nuovo. A 34,95 euro avevo preso sempre da H&M questo giubbino di jeans. Sperando di non andare in giro con altre targhette perché io, cioè, son classica a fare queste cose qui. Eccoci qui. Sopraggiungo anche questo qui che mi piace assai. Io non amo l'abbinamento jeans su jeans, quindi giubbino di jeans sopra al jeans pantalone non mi piace. Non mi piace, ecco, mi piace su, ecco, su leggings, su un pantalone che non sia di jeans. Comunque, questo è l'abbigliamento di oggi. E il problema a questo punto diventa la borsa, vi spiego perché.
Sono indecisa se mettere questa qui, cioè questa qui no, la boccio a priori, o questa qui. Vado a chiedere aiuto a papà. Bene, papà ha fatto vincere lei come borsa dicendo che è la più sportiva e quindi quella che meglio si adatta a questo abbigliamento che peraltro ha descritto con termini non troppo carini, però a me piace tanto, quindi non mi interessa, sono soddisfatta io, sono felice io. È martedì sera, sto comoda e quindi va bene così. Bene, telefono in chiusura, io vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Mua, ciao! Ah, fatemi sapere voi quale borsa avreste messo. Mi ero dimenticata di farvi vedere gli accessori, la chiamata, nonostante siano le 8:30 di sera, era una chiamata di call center con promozioni. Oggi, allora vi dico che io ultimamente, sto tenendo il tele sono arrivata a tenere il telefono di casa staccato perché non ne posso più. Sono esasperata. Io adesso sto prendendo provvedimenti per togliermi il telefono di casa perché diventa un terrorismo psicologico. Eventualmente ci sono questi qui che chiamano all'una, alle due, alle tre, senza minimo scrupolo. Ah, magari una persona ha fatto la notte, deve riposare o deve andare a fare la notte, deve dormire. E ci sono questi qui, queste compagnie, io non me la voglio prendere con chi telefona perché magari sta lavorando e non ha trovato altro lavoro. Ma con le compagnie, ma come cavolo vi salta? Ma io non so come sia autorizzabile una cosa del genere, veramente è una cosa schifosa. Comunque, ho ristaccato la presa del telefono, cioè ho costretto a fare una cosa del genere, è vergognoso. Dicevamo gli accessori. Allora, sulle mani, qui ho un po' di anelli. Ho questo qui nuovo che ho preso da Manuela, Baby Ride, con la chiave e la stellina. I miei tre anelli, quello di Swarovski, questo qui con la catena di Manuela, questo qui con l'ancoretta sempre di Baby Ride. E qui invece ho questo bracciale che mi piaceva perché si riprendeva con il colore sia del maglione sia delle unghie. E questo qui era di Be Chic, non ricordo di quale collezione però. E al collo invece una collana lunghissima con un gufetto con gli strass. E anche questa qui è arte in miniatura. Comunque, con questo è davvero tutto.